Le cellule sono innamorate. Lentamente, insieme con gli altri che con lei componevano il gruppo di studio, Teresa capiva che questo tutto, in cui era immersa, era controllato da una forza che, prima di conoscere l'insegnamento, lei aveva chiamato Dio, ma che adesso chiamava amore. Teresa adesso capiva che cosa intendevano i maestri quando dicevano che entità attraverso Corrado Piancastelli. Nella materia che si aggrega, che si scambia e che si aiuta, nell'energia che passa a un'altra energia, nella morte che genera la vita, nelle cellule che si decompongono, ma per formare altre cellule, c'è una trasformazione continua. Ma trasformazione qui significa cessione di energia di una parte all'altra. Qui la materia riproduce quasi un fenomeno altamente spirituale, una legge di amore, di aiuto reciproco, di collaborazione. La materia è coerente, è compatta, è solida. La materia si ama. Le cellule sono innamorate le une delle altre. È una legge di amore a livello meccanico che ritroviamo in maniera funzionale, autonoma, intelligente negli spiriti che, senza saperlo e talvolta sapendolo, applicano un principio ben più universale. La legge dell'universo, che è legge di amore, di conservazione e che diventa di amore nello spirito, perché lo spirito riconosce in questa meccanicità, in questa istintività, il marchio, il segno di Dio, e riconoscendo il segno di Dio trasforma un principio meccanico in un principio spirituale e fa vibrare dentro di sé i propri sentimenti. L'uomo trasferisce dentro di sé la volontà di Dio, che invece, in maniera autonoma, in maniera istintiva, avviene in tutte le altre forze della natura. Da questo punto di vista l'uomo dunque, poiché ha una personalità, ha la possibilità di valutare quello che succede dentro di sé e si distingue dalla materia.